Questa è l'acqua che scende dalla perdita da sabato sera, che c'è questa situazione. Ho segnalato personalmente ieri mattina a un funzionario di Aceato 5, mi ha promesso che ieri pomeriggio era previsto l'intervento. Questa mattina, martedì, ancora non intervengono. Questa è la situazione alla rotatoria dei cavoni in prossimità di Acqua e Sapone. Acqua che si perde da sabato sera. Siamo a martedì, da sabato sera che c'è questa situazione. E 8 litri di acqua al minuto quando c'è crisi d'acqua. Ora vi faccio vedere la perdita. Questa è la situazione, guardate qui, da un tombino fuoriescono litri e litri di acqua al minuto che vanno dispersi. Aceato 5 ha promesso che ieri sarebbe intervenuta, ad oggi martedì mattina ancora niente. E questa è la situazione ai cavoni. Aceato 5, l'efficienza che migliore non si poteva trovare. Allora, la signora della pasticceria, da quando c'è questa situazione? Da sabato pomeriggio che continua a uscire acqua ai ettolitri e l'intervento non viene fatto. No, ma una domanda è, ma chi la paga questa? Chi la paga? La paghiamo noi! E poi il resto qui a Cavoni va tutto bene? Oddio, ho fatto anche la richiesta per le luci, per i lampioni, ma non si proprio visto nessuno. Non si vede. Sono 6 mesi che sono qui e cioè proprio buio totale, specialmente l'inverno, dalle 8 in poi qui è un buio totale. Pericoloso per i cittadini. Sì. La ringrazio, buon lavoro. Grazie.